Allora Giada, è arrivata la seconda sconfitta, seconda partita, seconda sconfitta, un derby è tosto, è stata anche una partita con tanti cartellini, però c'è stata la beffa finale con la punizione di Elis Benoit. Come l'hai vista, come stai vivendo questa sconfitta? Sicuramente non bene, la mia faccia parla da sola, comunque mi dispiace perché ci aspettavamo un risultato diverso. Mi dispiace perché ho fatto gol, ma non me lo sono goduta perché ovviamente abbiamo perso. Sono fiduciosa perché comunque so che siamo una squadra nuova, ma che possiamo fare bene, quindi è solo l'inizio, bisogna rimanere positive e quindi io ci credo e ci crederò sempre perché tanti anni che sono qua e mi dispiace, non lo nego, però dobbiamo tirare sulla testa, in testa bassa lavorare, ma anche tirarla su, perché non siamo inferiori a nessuno. Cosa non sta funzionando ancora? Essendo una squadra nuova è cambiato tanto, però c'è anche qualche difficoltà. Secondo te cosa non sta funzionando? Sicuramente, allora, fisicamente ancora dobbiamo lavorare molto e ci manca ancora quella grinta per vincere la partita, perché sicuramente oggi ci abbiamo creduto, ma non fino alla fine. È un dispiacere, però ci deve servire come lezione per crescere e comunque pensiamo già al Milan e non ci piangiamo addosso, ecco. Senti, tu sei qua dal 2017, se non Sì, ricordo questo è il sesto male. anno, sì. Sesto anno per te, cosa rappresenta Sassuolo per te? Beh, ormai è la mia città, è diventata la mia città, ci tengo tantissimo, è per quello che poi mi dispiace a maggior ragione perché tanti anni che sono qua e chiaramente abbiamo vissuto sia la salvezza che i primi posti, quindi puntiamo sempre in alto, più che possiamo, e poi ancora è solo l'inizio, quindi ci dobbiamo solo divertire e liberare la testa. Che effetto ti ha fatto vedere le tue ex compagne giocarci contro? E poi soprattutto cosa vi ha detto il mister alla fine della partita nel cerchio di centrocampo? Allora, sicuramente fa strano perché con molto ho condiviso tanti anni qua, però il calcio è anche questo, quindi è giusto che sia così ed è bello anche per questo. Sicuramente è stata una partita accesa anche forse perché avevamo tante ex, ma ci sta. E niente, mi ha fatto strano però, una partita strana, però il derby comunque ne ho giocati tanti in passato ed ha sempre un sapore diverso. E il mister vi ha detto qualcosa al termine della partita? Di tirare sulla testa perché ovviamente ce la possiamo giocare con tutte, dobbiamo solo crederci un po' di più. Grazie. Grazie. Grazie.